un grande spettacolo che si offre alla città di Teramo. Un ringraziamento a tutti gli organizzatori, straordinari, professionalità, qualità, competenza, tutte le condizioni per far diventare questa manifestazione più importante di quello che già oggi è nel panorama, diciamo così, della corsa e dell'atletica. La 28ª edizione è stata forse l'edizione con il più successo per tutta una serie di motivi, per la grandissima partecipazione dei bambini della mattina, per tutti questi atleti di valore internazionale che hanno partecipato, che si sono iscritti e che sono voluti venire a correre a Teramo, e quindi credo che il bilancio della 28ª maratona abruzziana sia un bilancio estremamente importante. Questa è l'edizione della consacrazione, perché con questa gara veramente abbiamo ottenuto dei riconoscimenti sia a livello tecnico per l'alto valore dei partecipanti, sia a livello anche sociale, credo, perché portare una manifestazione 2000 persone che vengono e partecipano, corrono e si divertono e socializzano, per me, secondo me è una cosa non da poco, per una cittadina come Teramo chiaramente. Quindi è una manifestazione in crescendo e Teramo rilancia. Sì, rilanciamo perché abbiamo dei progetti ambiziosi ancora per i prossimi 2 anni, non lo posso ancora dire perché non so se ce l'assegneranno, ma credo che parteciperemo, concorreremo per ottenere l'organizzazione di qualcosa di più importante ancora. Credo che tutto il movimento podistico, dalle gare su strada, diciamo corte, alle maratone, sia in fortissima ascesa negli ultimi anni. Veramente i podisti sono diventati tantissimi. In questo palcoscenico, devo dire, la gara di Teramo si colloca praticamente ai vertici dell'attività nazionale. Oggi abbiamo visto una bellissima gara assoluta, ma contornata da un bellissimo movimento amatoriale. Sicuramente una gara in ascesa, perché l'organizzazione è impeccabile, è ben sostenuta dagli sponsor e dalle istituzioni, quindi secondo me, oltre ad essere una manifestazione che merita, perché ben recepita dalla città, avrà sicuramente, ci darà veramente delle grandi soddisfazioni a tutti noi abruzzesi. Una manifestazione che consolida una tradizione, che consolida una splendida abitudine e costume che i teramani vivono con grande passione e intensità. Nonostante il tempo, ancora una volta si è dimostrata che c'è una grande capacità organizzativa, una grande capacità di attrazione, una grande partecipazione di atleti locali, se vogliamo, perché tutti diventiamo atleti nel momento in cui partecipiamo. E quindi direi che questa manifestazione ha tutte le caratteristiche, per la professionalità, per come viene organizzata, per come viene promossa, ha tutte le caratteristiche per diventare una delle 10-15 manifestazioni attinenti l'atletica, la corsa in particolare, più importanti in Italia. L'anno scorso è stata la più importante, la più partecipata, diciamo, del centro-sud. Adesso cominciamo ad avere qualche ambizione in più, ma grazie alla loro capacità organizzativa, e grazie anche ai teramani che hanno partecipato in massa. Estra di Olimpia.